a Palazzo Vittoli a Castelfranci per l'evento della notte della Focalenzia. Siamo qui con Gerardo Periglio, qui nelle immagini, delegato FISAR. Ecco, un evento molto importante, qui ci sono le stanze di Palazzo Vittoli. Ecco, davvero un evento che richiede attenzione. Perché? Innanzitutto ci troviamo in una dimora storica di Castelfranci, da poco riaperta, e abbiamo colto l'occasione anche per presentare le nostre eccellenze, le eccellenze che troviamo qui a Castelfranci. Non a caso abbiamo voluto organizzare questa piccola degustazione che prevede i vini ottenuti dal territorio, quindi i Taurasi e l'Aglianico prodotto nel comune di Castelfranci. Vediamo che Castelfranci, il comune di Castelfranci, è terra dell'Aglianico, ma soprattutto del Taurasi. Ecco, Periglio, alla fine quali confezioni saranno fatte degustare ai visitatori? Allora, noi abbiamo voluto fare una kermesse di tutte le possibili annate e soprattutto le tipologie di vino che si possono avere e produrre qua sul territorio. Quindi abbiamo dall'Aglianico base, che è un DOC Irpinia, al Campi Taurasini, che è una zona ristretta del Taurasi, e poi i tre Taurasi, delle aziende un poco tra virgolette più rinomate e con una certa storia del comune, che hanno iniziato ad inserire il Taurasi dal 2003 fino al 2010. In particolare abbiamo Periglio Michele, che ha un Taurasi del 2003 in degustazione oggi. Che caratteristiche posseggono questi vini? Allora, l'Aglianico prodotto in queste zone è sicuramente un Aglianico longevo nel tempo e soprattutto per quanto riguarda la metodologia di lavorazione ha bisogno di un lungo periodo di affinamento proprio per le sue caratteristiche e soprattutto per le caratteristiche del vino. Però nulla toglie che l'espressione del Taurasi può avere, dell'Aglianico per Taurasi, può avere anche un'eccezionalità prodotto anche come Aglianico. Ecco, signora Ticce, lei ha ospitato la degustazione dei vini per quanto concerne la notte della Focalenzia. Ecco, secondo lei un'iniziativa eccellente che pone in essere in realtà il connubio tra enogastronomia e anche cultura architettonica storica di Castelfranci, perché qui siamo in un palazzo storico, vero? Sì, siamo in un palazzo storico del 1818, quindi penso che sia stato proprio un'ottima scelta, in quanto questo palazzo rappresenta un po' Castelfranci in generale, e voler ospitare anche quello che è, diciamo, l'attività principale di questo paese ci è sembrata un'ottima iniziativa, un'ottima idea. Allora, se vogliamo, possiamo iniziare, diciamo, questo breve focus, breve non tanto perché sono sette vini che dovremo degustare, sul che hanno questo comune denominatore Aglianico dell'Alta Valle del Calore, quindi stiamo parlando anche di un Aglianico particolare. Innanzitutto fatemi dire, sono contento, insomma, di poter spiegare a voi produttori sui vostri vini, è una cosa che mi intriga tantissimo, raccontarlo a voi. Mi fa anche molto piacere che ci sia avvicinati anche Luciano, con cui abbiamo condiviso tantissime esperienze di degustazione, e chissà quante ancora ne faremo, perché poi siamo dei buoni imbriaconi, insomma, che ci teniamo sempre in allenamento. Allora, io partirei da questo tipo di discorso, cioè ci troviamo appunto in quello che viene chiamato un areale. Perché areale? Perché ci sono effettivamente delle note comuni, sicuramente ci sono le note negli aspetti produttivi, quindi nel prodotto finale, aglianico, in questa zona che si differiscono da altre zone. È chiaro che all'interno di un'area così ampia come può essere quella che va da Castelfranci, Paternove, Monte Carano, a scendere fino ad arrivare quasi a San Marco, in sostanza tutto questo versante della Valle del Calore, ci sono tante differenze. Ovviamente non possiamo parlare di una vera e propria uniformità di prodotto finale, ma quello che è sicuro è che ci sono dei comuni denominatori, ci sono delle connotazioni che da tutti vengono riconosciute, tant'è che già da parecchio tempo, ormai penso che sono 7-8 anni, forse qualcosa di più, che si parla appunto di una zonizzazione addirittura dell'Aglianico e del Taurasi, che viene da questo Aglianico particolare. Credo che tutti sappiano, al di fuori ovviamente dei presenti, ma già per i più vicini al mondo del vino, che
questa Janico esprime delle note che sono più importanti, più imponenti, in qualche modo anche più austere, si suol dire, rispetto a quello che può essere un Janico di Taurasi proprio, della parte più bassa dell'Irpinia. Perché? Probabilmente appunto perché i climi, i microclimi a queste parti sono diversi, probabilmente perché le vendemmie qua si fanno più tardi, probabilmente perché alla fine il polifenolo, la parte diciamo che ci interessa di più di questo ricchissimo frutto della natura, che è appunto quest'uva, che è l'Ajanico, qui si connota appunto di una ricchezza del tutto straordinaria in qualche modo. E questo si traduce in una vinificazione in cui forse è più difficile smussare queste note piuttosto importanti, imponenti, questi tannini, questi scuri, questi vegetali, che da una parte chiaramente ci garantiscono un prodotto che sia sempre più fresco in qualche modo, che ha una base, un sostegno, un'impronta, diciamo anche proprio un pilastro di acidità e di parti insomma che sicuramente poi lavorate ci daranno anche un aspetto gustativo diverso. D'altra parte ci rende un po' più difficile appunto la stessa vinificazione e appunto l'ammorbidimento di questi aspetti, di queste asperità in qualche modo. Allora, io lasciando a Felice, il figlio del nostro carissimo amico Michele, che vedo sempre con piacere, che quando ci vediamo e parliamo di più Michele, anche con Luciano ci divertiamo sempre, questa è la garanzia. Volevo lasciare a lui appunto un ulteriore approfondimento di questi aspetti. Quello semplicemente appunto fare una brevissima carrellata di quello che andremo a degustare. Cioè abbiamo degli aglianici in qualche modo, il confesso che io stesso, io l'ho detto poco fa anche ai produttori, molti di questi prodotti non li conoscevo, però alcuni di questi prodotti in particolare più giovani non li conoscevo. Si può dire che da qui in poi li conosco, perché qua in mezzo c'è stato proprio il nostro diciamo ospite Gerardo Perino, e sicuramente quelli invecchiati invece appunto hanno già avuto modo di affermarsi e quindi anche io l'ho bevuto più volte. Partiamo quindi dai prodotti che sono in sostanza freschi, giovani, 2013 come Ajanico, sia questo Valens di Regina Collis, sia questo secondo è un 2011, quindi appena diciamo, però anche questo è interessante da vedere il fatto che comunque abbiamo sempre 4-5 anni sulle spalle, quindi è bello anche vedere Ajanico appunto come si comporta non soltanto alla versione Taurasi ma come resiste nel tempo anche per i più giovani. Lo stesso discorso vale addirittura per questo terzo con le sole che è un 2011.